No, faremo una piccola foto intervista. Intanto non so se volete dire qualcosa, l'impressione che avete avuto di questo incipit. Beh, l'impressione, oggi l'ho vista in prima persona, è ottima, anche perché l'esperienza dei studenti che sono venuti da questa scuola si vede una marcia in più. Si vede una marcia in più, dove vede che vi hanno insegnato la professionalità, sapere ascoltare, osservare, però metterci la vostra passione. E questo è importante, perché se il nostro lavoro è un lavoro un po' stressante anche a volte, ma se fatto con passione è un divertimento. Giustamente ogni giorno che uno, ogni cliente che entra è un'esperienza nuova. Giustamente accolgo il volontario che viene a mangiare dentro il ristorante, è giusto, è volontario. Però anche noi dobbiamo ricevere quel cliente sempre col sorriso, anche se fa una critica, ringraziarlo, perché la critica è dalle critiche che nascono nuove idee, se è sempre costruttiva. Dopo, col tempo si può capire se questo è un cliente che brontola sempre, però se continua a venire vuol dire che si trova bene. Un'altra cosa importante è capire che il cliente vada via soddisfatto. Voi sapete se il cliente è soddisfatto, lo capite da come lascia il piatto. E se vedete che, tanto per dire, a volte ho fatto la battuta che chiede, ma orca odio, ho risparmiato perché non occorre che lavi i piatti. No, perché ha fatto la scarpetta e tutto quanto. Però vedete che se a volte lascia, c'è qualcosa che ha lasciato, ma anche, e ti dice, no, ho mangiato troppo, non è vero. C'è qualcosa che non andava e quel qualcosa dovete scoprirlo. Scoprirlo per rimediare, per vedere come rimediare certo. Tutto. Io vedo molto giovani, molto ben rappresentativi. E la vostra, questo corso qua è un corso importante. Ho sentito prima dire che il 50%, io direi che a volte la sala è anche più del 50%. Perché a volte potrebbe esserci una cucina buona o eccellente, a volte meno, però il maestro di sala o ti consiglia a prendere la comanda, sa pilotare la cucina, perciò cerca di consigliare dei piatti che sicuramente gli fanno fare bella figura. Perché io personalmente non consiglio nessun piatto se non lo mangio io, se non piace a me non lo vendo. E questo è importante. Se a volte ho una cucina eccezionale dove mi presenta dei piatti ottimi tutto quanto, e ti portano il piatto, te lo buttano lì davanti, non te lo spiegano, non te lo raccontano, perché a volte anche sapere presentare un piatto, farle venire l'acquolina in bocca al cliente prima ancora di assaggiarlo. E questo è importante. Niente, questo è un discorso. Comunque la scuola è ottima. È una cosa importante che vi accompagnano nel viaggio, perché vi fanno fare dei stage, vi seguono dei posti buoni, ma vi seguono anche dopo, vi creano proprio la vostra carriera. Mi è capitato a volte, più di una volta, qualche ragazzo che è venuto a lavorare da noi, o in cucina, o in sala, o sommelier, tutto quanto, che dopo ha fatto una carriera, ha bruttato la carriera, veramente, la grande. Sì. Io dico, ma come mai? Io non faccio fatica a questo guerra riuscita. Vuol dire che ti hai messo del suo, hai imparato qualcosa e dobbiamo sempre aggiungere qualcosa del nostro. Certo. Ecco, io quello che voglio fare oggi era una testimonianza più che altro. Io sono venuto qua perché mi hanno chiamato. Normalmente la Marisa sa che non mi muovo tanto facilmente perché non sono uno che ama parlare. Sto sempre dietro le quinte, coordino. E a volte i ragazzi vengono anche adesso, tanti miei ex vengono, non so se vogliono il padre spirituale a consigliarsi come fare, come comportarsi. È il concetto del maestro, no? Okay. Nel mio locale io ho scoperto di essere il fondeur, no? Il fondatore, no? E però noi tutti quanti mi chiamano il direttore. Perché la mia carriera inizia per caso.
io sono nato a Parma, fatalità. A 6 mesi sono andato a Udine. I genitori, siamo nel tempo fine guerra, i genitori operai, semplici, tutto quanto, allora si viveva come si poteva, perché io mi ricordo che andavo a comprarmi, perché mia madre lavorava al cotonificio, mio padre era in Belgio in piniera, questo e altro, andavo dal panificio a comprarmi il pane finito la scuola per poter mangiare, perché mia madre arrivava al pomeriggio e si segnava sul famoso libretto Sassolino, come si chiama, tutti i cosi, no? Che dopo a fine mese pagavi. Comunque c'era un'esperienza, perché non navigavo nell'oro. Perciò ho fatto le scuole di avviamento professionale e ho fatto i primi 2 anni dell'istituto industriale Marignani e quell'anno lì le feste di estive non potevo andare, la famiglia poteva portarti al mare, pure andavi al mare solo se andavi in colonia. E c'era un vicino di casa che faceva magazziniere presso un ristorante, libreria Moretti di Udine. E ho detto, vieni là, ho detto, cosa ha fatto io? Ero anche un po' timido. E vieni, e là, vado là, fa tutta fatalità, trovo un mio compagno di giochi che faceva il cameriere. E ho iniziato a fare cameriere, apprendista cameriere. Oggi come oggi gli apprendisti non si capiscono quali sono, a volte sono dei camerieri che sono, io sono il maître o sono, allora il sommelier non esisteva. E ho iniziato con la cravatta bianca, poi con quella di MSF, bianca e nera, e poi quella nera. E lì ho fatto un po' di esperienza piacevole. E ti posso chiedermi, io, sì. Facciamo magari andare la prima foto, quando è nato, cioè quando hai capito, quando avete capito che quella era la vostra strada? Perché poi qui sapevo che mia moglie avesse la Vespa. Hai visto. Ecco, quella foto lì. La foto scolastica. Quella foto prima che elementare. Vedete lì è la prima foto fatta da un fotografo che ho iniziato a lavorare. Con l'anello. Tanto per dire, mi viene in mente, vedi che c'è un anello lì, no? Sì. È un anello che è la bocca della verità, no? Ok. Che me lo sono comprato perché avevo i soldi. Tanto per farvi un esempio, a quel periodo là lo stipendio era 15.000 lire al mese. Sto parlando negli anni 1962. Però con le mance, a forza di 100 lire l'uno, a meno che noi erano americani che ti buttavano là un dollaro, perché gli americani allora eravamo avviano vicino, io guadagnavo 45.000 lire di mancia al mese. Prendevo più di mio padre. E questo mi ha un po', diciamo, fatto prendere la decisione di continuare questo lavoro. Dopo da Udine sono andato, diciamo, a Udine conosco una cassiera che lavorava lì, perché era la figlia del proprietario, il dottore, il quale un giorno viene dentro Lao Menatti, proprietario della birreria Moretti di Udine, che era proprio il quale si lamenta presso la cassiera che qualcuno ha lasciato fuori sul viale una sedia. E naturalmente la colpa la prendo io. Stavo lavando il ristorante. Il fratello mi chiama in ufficio. Guarda che, scusi una roba, io non avevo 17 anni. Sì. Io non l'ho lasciata, non l'ho neanche operata. E quella, ma guarda, è meglio che ti confessi, però se no ti licenzio. E mi licenzi. Così. È andata, io non l'ho fatta, non sono capace di bugie. Esatto. E da lì, odio amore. Ed è nata questa storia. Questa è la prassi. Ho fatto un'esperienza all'estero per imparare la lingua, però non ho imparato niente, per certo motivo che è stato lavorare sotto gli italiani. E la presentazione era, presso questi ristoranti italiani, lascia pure il cassetto aperto che ne troverai di più. E questo non ho preso alla lettera. Loro andavano fuori a divertirsi, mi lasciavano dentro il locale da solo.
Bene, questo qua. Bene, bene. Da quel momento lì sono andato a lavorare all'Aurora, sì, perché c'era lei e tutto quanto. E il mio noi avevamo due locali. Okay. Uno, l'attuale Calandre, sì, si chiamava Aurora. Aurora, okay. Aurora. Il tuo fratello, uno, praticamente io ho imparato il mestiere, perché lui aveva fatto la scuola alberghiera, aveva lavorato in Francia, aveva fatto un po' di tirocinio in giro, e aveva preso la direzione, cioè era un dipendente, era direttore delle Padovanelle di Padova, Ponte di Brenta, che era un ristorante all'ippodromo, dove tutti i locali, tutti la proprietà che era di Ivone Grassetto, dell'impresa Grassetto Mondiale, uh-huh, aveva proposto a tutti i ristoranti della città di prendere il locale, e tutti gli hanno risposto no, perché un ristorante fuori dalle mura di Padova, noi tenete presente che avevamo a 300 metri l'uscita della Padova Est. Uh-huh. E allora, siccome Grassetto era cliente, veniva qualcosa a mangiare all'Aurora, e è accettato, Giovanni è adottato e mi ha portato con lui. Io ero cameriere, semplice, sì, tutto fare. E cosa ha fatto? Io, no, vieni con me. E allora mi ricordo che andai da un cliente che mi ha insegnato qualcosa a battere le macchine. Ok. Così, no? Infatti mi sono entrato come segretario economo, acquisti al mercato e ricevimento al ristorante. Dopo 2 anni, nel frattempo mi sono sposato, nel 67, e a fine anno lui ha avuto un litigio con la proprietà e ci ha lasciati. Io mi sono trovato spaesato, perché avevo il mio maestro con me. Mi chiama l'impresa Grassetto, Ivone Grassetto, e mi chiama assieme al barman e lo chef. Detto, io non ho nessuna intenzione di prendere un nuovo direttore, e siete voi tre condirettori. Dopo 3 mesi ero solo, perché loro avevano i loro interessi, certo, e era quello che dedicava più tempo. Comunque lì sono stato, ho avuto grandi successi, perché ho conosciuto il mondo, ho preso la prima mia stella Michelin. Sì. Nel 92. Nel 72. Ah, nel 72? Sì. Okay. 92 alle Calandre. Alle Calandre, ok, ok. Nel 72. E nel praticamente il locale lo conducevo, facevo dei bei lavori, e nel gennaio dell'81, al ritorno da un funerale, rientro in albergo e mi trovo un telegramma di licenziamento. Questo è un passaggio importante. Voi sapete che 3 anni prima mi avevano nominato dirigente. Sì. Perché mi avevano nominato dirigente? Perché avevano paura che gli facessi una causa, perché nessuno mi ha mai pagato un'ora di straordinario. Io dal mattino alle 8 fino a sera, mezzanotte e l'una ero presente, che abitavo di fronte, andavo a casa solo per cambiarmi il vestito, perché non essendo incarnato un mestiere, e sai, certo, che un mestiere si incarna più si lavora, no? Le esperienze si fanno così. Ma a quell'epoca si lavoravano parecchie ore. Sì, a quell'epoca, sì, non, sì, esistevano, allora, orari, si lavorava 48 ore a settimana, ma 48 era figli di padroni. Era un il minimo. In quel momento lì mi è crollato il mondo. Fate un passo indietro, 2 anni prima. Nel frattempo la famiglia sua aveva aperto la Bulesca a Rubano, okay, perché di qua era in affitto. E avevano trasferito, avevano sviato il locale. Che lì si lavorava molto. Mio cognato, mio suocero, ricordo, dopo un po' ha detto, ma c'è stata la possibilità di comprarlo. E l'avevano comprato, ha fatto il mutuo, non si doveva, certo, prendere il mutuo. Però erano in difficoltà. E allora le ho messo a mia moglie dentro, perché lei è un po' autodidatta, come cucina, come un po' di, sì, tutto. E le ho messo lì e tutto quanto. Dopo un po' c'erano problemi finanziari, ho venduto un terreno
che volevo costruirmi la casa e ho pagato anche 5 milioni di progetto per non costruire, l'ho passato di là e a un certo punto è capitato che mi licenziano, giusta causa, cioè un dirigente puoi licenziarlo, non vai d'accordo con me. Hanno menzionato 10 punti che in 10 minuti li ho smontati davanti alla commissione, all'arbitrato, li ho smontati. E alla fine cos'era il motivo? Il motivo era che un anno prima o due anni prima loro mi chiamano in ufficio dicendo: no, Laimo, qua e l'altro, noi ogni anno perdiamo 200 milioni. Io il bilancio glieli passavo in positivo alla SPA. Cosa facessero la SPA di addebitamenti o di ammortamenti, non potevo saperlo. Io dopo una settimana sono tornato dal consiglio e ho detto: io vi offro 100 milioni all'anno di affitto, così non perdete più 200 milioni, ma ne guadagnate. Certo. In quel momento lì io potevo essere licenziato in tronco al momento senza nessuna giustificazione, perché era un ricatto. A questa domanda il mio difensore dice: ma scusate, ma il fatturato è aumentato o diminuito? No, è aumentato. Comunque, quello che la differenza cos'era? La differenza era una specie di invidia. Praticamente, dove andiamo a mangiare stasera? Non dicevano le padovanelle, andiamo da Laimo. A quel punto là io devo solo ringraziarli. Certo. Perché quando a volte uno vi licenzia, è capitato anche altri miei dipendenti, Robert Zene, che si è licenziato, viene disperato. Fa: guarda che il licenziamento è solo una grande opportunità di rimetterti in gioco e sfruttare le tue capacità. Ed è così. Ed è così. Possiamo andare alla foto dell'importanza, volevo arrivare al concetto della famiglia, perché voi chiaramente la famiglia è una cosa molto importante e questo è fondamentale anche per, no, per riuscire a creare quello che poi avete creato a livello non solo italiano ma anche a livello mondiale. Quindi che cosa, qual è stata l'importanza? È anche il motto, no? Ciò che diventa la famiglia per noi è tutto, perché la famiglia è primaria, è importante. Quando andavo io al tempo ancora delle padovanelle, ma anche dopo, soprattutto dopo, quando io apro un locale, faccio uno studio di tutti i locali che ci sono intorno, non apro mai un locale e per far concorrenza al mio collega, devo sempre stare più alto di lui, perché io ho una cosa che detesto, che uno venga a mangiare da me perché costa meno. Cioè io voglio che venga da me perché abbia soddisfazione di quello che mangia, che abbia un buon ricordo. Certo. Perciò i miei figli li ho sempre portati con me. A volte mi ricordo una volta che andiamo su a Merano, mi sembra, il ristorante d'Andrea. Sì, Merano, sì. Che aveva i primi bicchieri della Zafferano. Entriamo noi, eravamo noi, Giovanni, eravamo tre, 8 bambini e 4 adulti. Questo qua si era drizzato i capelli. Via tutti i bicchieri. Cioè, i miei figli li ho abituati a frequentare e le discussioni che si faceva, guardate il cibo, chiudete gli occhi e ditemi cosa state mangiando e cosa sentite. Questo è quello che... Educazione al gusto. Educazione. Sì. Perché è importante, perché... Fondamentale. Sapere cosa mangiare, no? Se hai, certo, emozioni o no. Certo. E poi impari anche il comportamento. Vedi come ti ricevono e vedi che ti prendono i cappotti e te li portano via. Non sai dove stanno via, poi quando ti alzi ti danno il tuo cappotto. Certo. Beh, è un momento fondamentale anche, no, dell'ospitalità, no? I primi 10-15 secondi in cui il cliente arriva, sì, l'attenzione, però nella ristorazione c'è un punto debole. Il ricevimento esiste, diciamo, in linea massima esiste, a volte fingono di non vedere, i camerieri partono, vedi che sei lì che aspetti, nessuno ti svolge una parola, ma quello c'è, che l'abbandono è nel momento del conto.
e avete sbagliato, e quello è proprio il momento più importante. Ma perché ti vergogni del conto? Ma perché devo vergognarmi? È tutto trasparente, tutto certo, chiaro, il cliente sa cosa che spende, no? Assolutamente. Questo è un concetto sicuramente importante. Volevo anche, siccome voi siete... Beh, avete visto che bella famiglia, Lilia, hai visto? Avete visto quando Lilia eravamo in 300, là. Eravamo da Amo. Non li riconoscevo tutti, non li riconoscevo nessuno. Anche adesso mi capita che vado in cucina, passo ogni giorno di qua. Vengo fuori magari una ragazza fa, o dei ragazzi. Buongiorno direttore. Già il fatto che dico il direttore vuol dire che stanno lavorando da me, perché quando si tolgono il cappello di testa, soprattutto le donne, non le conosci più, si trasformano. Mascherina. Ecco, quando mi sono messo da solo, io ho preso in mano allora l'Aurora, la prima cosa che ho fatto, l'ho restaurata, tutto quanto, e ho cambiato il nome. Il nome Le Calandre, come nasce? Da dove il nome delle Calandre nasce da uno studio che mi ha proposto una cinquantina di nomi e io ho cercato il nome più insolito, ma più facile ricordarselo e pronunciarlo. Come io ho problemi di pronuncia, okay, ho cercato di non mettere nessuna S dentro. Ma cosa rappresenta? Cioè, da dove ero la calandra è una lodola stanziale che vive nel territorio, che ti fissi come una calandra, poi la calandra può essere anche per le carrozzerie, altre cose, uno scarafaggio anche, ma certo, nel caso nostro. Sì, infatti certo. il primo marchio è proprio, vedi la testa della tua lodola e le ali aperte. Bello. Perché si ferma... In alto si ferma per cantare. Oh. Bello. Ecco, in quel momento lì abbiamo deciso di avere locale nostro, no? 1981. Okay. Proprio all'inizio, anniversario mia moglie del nostro matrimonio. Nel frattempo, in 15 anni del Padovanelli, ha cresciuto la famiglia. Certo. Massimiliano aveva quanti anni? 5. 5 quando tu hai iniziato? Sì. 6 io anni. Portavo a scuola appunto a sì, 6 anni. Un pensiero, adesso voi siete maestri d'arte dei mestieri, no? Questo concetto del MAM è molto importante. Vi faccio questa domanda, quanto è importante avere un maestro oggi anche per i ragazzi che stanno iniziando questo percorso? Affidarsi a una persona che ti faccia da guida e sia per te, diciamo così, un faro poi per la tua carriera? È importantissimo, cioè è una guida spirituale. Che quando vai un maestro deve dare delle risposte senza interessi personali e ti dice il tuo pensiero, però quello che io dico sempre, io ti dico il mio pensiero, il pro e il contro, poi la decisione è sempre vostra. Con i miei figli ho sempre dato, per esempio Raffaele che ha fatto ragioneria, e finito il militare che ha fatto raccomandati, no? Ha fatto il carabiniere ad Abano. Okay. Lo stanno trasferendo sempre in provincia di Padova verso Rovigo. E dopo me l'hanno bloccato e me l'hanno messo lì. No, era urbano, però non c'era posto per dormire nella caserma e dormivo a casa. No. Però ha fatto il militare e tutto quanto. E Raffaele e anche Massimiliano, durante l'orario di scuola, cioè finito le scuole sabato e domenica, venivano a lavorare, naturalmente li pagavo, cosa che dico a volte ai tanti miei colleghi, ma tu parli perché i tuoi figli, ma i miei figli, voi come vi comportate con i vostri figli? Come si comportano? I figli lavorano e ogni tanto gli danno la mancetta, no? Ma loro vogliono avere anche un'autonomia, potersi gestirsi un certo importo. E dopo li scappano, no? Certo. Ai miei figli ho cercato di dare quello che non ho avuto io, cioè gli insegnamenti. Cioè, gli insegnamenti che ho avuto io li ho avuti come? Rubando con gli occhi, osservando gli altri lavorare, vedere, perché si impara molto, e fare qualche domanda a volte.
Giusto. E io sono molto, sono cresciuto molto anche parlando con i clienti, perché i clienti ti raccontano le loro storie, le loro come si dice, le loro esperienze fatte in altri locali. Parlando della tartara, no? Sì. Questo concetto di gestualità, no, è diventata poi un must, la tartare, sì, del direttore. Sì, mi è venuto un cliente e fa, ma l'Aimo fa la tartara, ma hai mai adoperato il pepe verde? E cos'è il pepe verde? Eccolo, bravo. Il pepe verde, sì, no, magari che in Svizzera qua era. Parlo con il mio fornitore, che allora era a Moretti qua, la zona qua, e gli chiedo, ma è pepe verde? Neanche lui lo conosceva, però gli vedo. Praticamente me lo trova, e sembra che fosse una roba, come fosse una droga, no? Ok. E me l'ha portato, il pepe verde, da mettere proprio sulla tartara, che gli dava un po' di aroma, un po' di più. Sì, 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 sì. Che dopo il pepe verde, il primo del Madagascar, era fantastico, adesso certo. Un po' duretto, certo. E cosa. Dopo lì ho creato altri piatti. Ridotto il pepe verde con, esatto, mascarpone. Come cresce, no? Anche con l'esperienza e col contatto del cliente. Il fatto della manualità. Sì, la gestualità della manualità è fondamentale anche per personalizzare, no? Hai davanti al cliente un piatto. Lì il cliente, quando vedo lì, posso filmare? Dico sì, sì, vediamo chi si stanca prima. Allora si mette là così, e io vado più piano. Giusto. Ascolta, un'ultima cosa. Però quello che guarda, lì vedi la manualità, vedi che possono anche spegnere le luci, che vado avanti lo stesso. Sì, 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 sì. Però i profumi che sentono. È bello. Perché mangiare un boccone di tartara fatta al momento è un'esplosione di sapori in bocca, perché li senti tutti gli ingredienti. Sono 16 ingredienti. Certo. E poi la personalizzazione al cliente, ribadisco. Il cliente ama tutto quello che fai fuori, che vede, che anche il dolce, che le mille foglie fatto fuori, certo. Dove inviti anche i clienti, in caso dei matrimoni, a poter... Beh, certo, anche il gioco al cioccolato, anche insomma tutte queste cose che, no, con ma cui tutto, il cliente ma... è... Allora, io nasco nel periodo dove ancora si faceva, si lavorava il maître, aveva una parte importante in sala che faceva il lavoro da lampada. Che oggi non si fa più, ma non si fa più anche perché per la legge, perché la legge dice che non puoi avere fiamme libere in sala. Io mi ricordo le padovanelle, che facevano i filetti della Voronoff, sì, Rossini, sì. Facevano anche le carbonare fuori, cioè quella pasta e cosa. Una volta lì le padovanelle erano soffitte di legno. È arrivata la... Le scuderie là vicino, mi hanno fatto una fiammata, mi sono cascato un moscone, brum! Vabbè, sono i rischi del mestiere, diciamo. Però è importante. Bene, un ultimo pensiero per i ragazzi. Però una cosa, però, tutto quello che ho fatto, senza dire non avrei fatto niente. E le nostre baruffe, perché parlo con te, anche perché non so, in famiglia, le baruffe per cosa si fanno? Per il lavoro? E per i figli? Baruffe. No, sì, perché uno... Si discute, dai. Io vado in cucina, faccio le mie, sono un po' duretto a volte, però sempre con certa diplomazia, perché io credo nella squadra. Deve essere una squadra sia in sala sia in cucina. Sì. No. In cucina gli dico a volte, perché il mio personale voglio che si tratti bene, li fa da mangiare come se fosse un cliente, certo. E queste volte i cuochi fanno da mangiare per i camerieri, proprio non ne frega proprio niente, perché non vogliono essere servi dei camerieri. L'errore io baruffo più sempre. Quello. L'errore più l'errore grande è quello. Più grande. È vero, vero. Sì. Prego. Alle ragazze, no, del corso di, sì, cucina diceva, sì. E diceva: maschietti, attenzione, perché le donne in cucina cucinano con il cuore, mentre voi cucinate con il cervello. Faceva, sì, questa pausa, sì. No? Un pensiero per questi ragazzi e anche per l'attenzione che bisogna avere all'italianità, alla componente gentile, no? Anche, sì, della sala,
così una provocazione, Rita, per questo? Ma io ho sempre lavorato con l'idea che quello che facevo doveva piacere a me e piacere alla mia famiglia. Io ero attenta a tutto, sono attenta a tutto, all'igiene, a ogni cosa, e al gusto. Il gusto deve risaltare, deve piacere a me, e vedere il risultato in casa com'è. E poi mi allargavo anche... Credo per lei che Massimiliano ha preso da tua madre. Sì, ben non è facile da gestire, perché lei e Robert Fitali non esistono. Mi ricordo quando ho preso in mano la cucina dell'Aurora. Sì, quando sono entrata lì. Avevo il magazzino pieno di Bovis. Ho buttato via tutto. Okay. Tutto. Tutti i vari concentrati. Il mio brodo cos'era? Acqua, verdure. Primo. Sono un po' vegetariana. Certo. Un po', perché il pesce lo mangio, le uova le mangio, però... la mia idea, appunto, a parte per salute proprio, ho dovuto smettere di mangiare la carne. E quindi penso alla salute anche del cliente, non solo al gusto, ma alla salute, e che la cosa piaccia, che possa piacere sia all'occhio che al gusto. Che al gusto, certo. La leggerezza del piatto. Ma un consiglio per questi ragazzi, così poi chiudiamo questa... Vai. E poi il consiglio. Proprio è velocissimo, perché voi avete avuto la fortuna che i vostri due figli maschi, uno ha seguito le rite in cucina, Raffaele e lei in sala, ma loro quando avevano pochi anni... Cioè, volevano fare quello o Raffaele voleva fare il cuoco? Raffaele no. Raffaele no, aveva tutte altre idee. Raffaele era, diciamo, un ragazzino che, per carità, buonissimo, perché qualsiasi cosa che io gli chiedessi, anche quando abitavamo le Padovanelle, non so, vai da papà, che era di là della strada, vai, porta questo messaggio, che pronti, subito, proprio prontissimo. Mentre per seguire me, no, non voleva, cioè anche adesso è un po' così, lui è sempre stato così e così va bene. Laura, poverina, è buonissima, è quella, qualsiasi cosa dove la metti anche adesso lei fa. E Massimiliano l'ho messo a scuola per poter accedere al locale della mia famiglia, diciamo, di origine, all'Aurora, ancora più nuova, che poi è diventata Calandre. Lì ho dovuto prendere Massimiliano e metterlo alla scuola a 5 anni, quindi partivo da Ponte di Brenta al mattino, portavo il bambino a Santa Rita, che era dall'altro lato della città di Padova, e poi giravo e andavo a Rubano per andare a Sarmeola, lì dove abbiamo il locale. Cioè, facevo un tragitto enorme, perché avevo preso in mano la cucina e avevo stravolto tutto quello che l'idea era un tempo. Ho cambiato tutto. E lì abbiamo cominciato già a lavorare. Già da quel momento la gente ha cominciato ad apprezzare e venire. Senza che me ne accorgessi, capivo che era apprezzato tutto quello che le mie idee davano da fare. E poi basta, il pomeriggio dovevo seguire i miei figli. Massimiliano non è mai uscito a giocare con i fratelli, non voleva saperne. Lui stava accanto a me. Sì, ma c'era motivo, perché lui aveva 6 anni meno di Raffaele, sì, perciò sì. Non era... compatibile, però posso fare un passaggio. Ha fatto una domanda precisa se volevano fare continuare il lavoro. Finito il militare, ho chiesto alla Raffaele cosa vuoi fare. E lui ha detto: voglio aprire un'agenzia viaggi gourmand. Ho detto: Raffaele, no, ma tu sei presidente dei ristoratori padovani, mi puoi dare una mano? Sì, ma ho capito, ma quando mi chiama l'agenzia? Io non lavoro con le agenzie, perché le agenzie cercano il prezzo, non ne frega niente quanto i camerieri cosa gli dai a mangiare, il prezzo, puoi raccontare che gli dai 10 portate, ma cosa spendo? Quello è. E fai, ma sai, allora ho capito
E questo è un passaggio importantissimo, perché oggi sono qua non per merito mio passato, è per il merito della luce riflessa, che sono il padre di Massimiliano o di Raffaele. Invece allora non era così, loro erano i figli di Alaimo. Questo è, e gli dava fastidio, voleva essere qualcosa di suo. Allora io gli ho detto, qual è il problema? Io ho detto, mamma, siamo la prima generazione. Dipende da voi cosa volete fare. Voi siete la seconda, voi sapete che sono tre generazioni, la terza o la quarta madre. Tutto, no? Certo. E lì. Da quel momento lì abbiamo deciso, lui ha detto sì, io cosa, però non voglio essere un portapiatti, va bene, nessun problema, facciamo. Allora abbiamo deciso la scalata. Allora ho rinnovato il locale, nel frattempo Massimiliano ha iniziato la scuola alberghiera e tutto quanto. E lì quando ho aperto il locale, lì ho commesso un errore, perché ho speso dei soldi, no? Però ho dimenticato che prima pagavano 40.000 lire a coperto, dopo ne pagavano 80. La mia clientela l'ho persa, una bella parte. Però col tempo l'ho riacquistata, perché andavano in ferie, il villaggio fa, ma sei da Padova? Sì, io vado sempre alle calandre da Alaimo qua. Questi non sapevano neanche cos'erano le calandre. No? E mi tornavano i clienti, tutto quanto. E un po' alla volta ho ripetuto. Con Tangentopoli, tutti i ristoranti sono andati in crisi. Noi eravamo io pieni. Sono stato fermo, il ristorante è sempre aperto, ho sempre pagato il personale, però in bar, che avevo l'Eno Bar, e ho iniziato a far da mangiare lì. Per la gente del posto mi mandare un primo, secondo, prezzi più modici, e io sono sopravvissuto. Gli altri sono, che erano anche magari stellati o ben quotati, sono andati giù. Quello che sta succedendo anche adesso. Certo. Ci sono alcuni che sono, hanno dei nuovi ragazzi che hanno aperto nuove attività con nuove visioni, nuovi modi. Ieri ho sentito la televisione, il bar a tempo. Il bar a tempo, io non ho capito cosa vuol dire il bar, pensavo quello che va via col triciclo là che vende, sai che prende i posti pubblici che può stare un'ora di qua davanti all'università, invece no, è un bar che è caffetteria, snack, tutto quello che vuole, che tu stai là col tuo computer e paghi in base al tempo che occupi il tavolo. Innovazione, bene. Vedremo. Dai, un consiglio finale per i ragazzi, sia da parte tua Erminio che da parte tua Rita. Da parte mia, fare quello che si sente dentro. Fare e cercare di non esaltarsi. Non dire io sono un primo, io sono più di te. Umiltà, prima cosa. Amare il cliente, amare se stessi. Tenere cura della persona in tutti i sensi, in tutti i sensi, io dico tutti, anche spirituali, che è importante, e fare il lavoro proprio come se fosse vostro. Proprio personale. Sentirlo. Erminio? Questo è la base principale. Beh, ha detto giustamente lei, ama i clienti, come fosse il tuo prossimo, no? Ama te come fosse il tuo prossimo. Sì. È il tuo prossimo. Il cliente, raccontare sempre la verità, essere sinceri, onesti, e soprattutto fare gli interessi dei clienti, perché nel caso vostro, se un cliente, qual è il bilanciamento tra il cliente e la proprietà? Dovete fare l'interesse della proprietà o l'interesse del cliente? Io dico che deve essere l'interesse del 50%. Non dovete imbrogliare il cliente e non dovete imbrogliare neanche la proprietà. Perché a volte sono dei camerieri, roba del genere, per avere la manta, che porta una bottiglia di vino o due bottiglie di vino e in conto ne arriva uno. Quello non va bene, è l'incontrario lo stesso. Cioè fregare il cliente, dare una bottiglia, mettere in conto 300 sì. euro, che magari il cliente vuole spendere 50, perché quello cliente là non torna più. L'onestà è prima cosa. Ecco, vedo che fate anche il corso del sommelier qua dentro. Oggi nella ristorazione il sommelier è una figura molto, molto importante. È il valore aggiunto di un ristorante. Vero.